Bentrovati da Gerardo Paterna per RTV. Oggi altra intervista con un giovane giocatore nell'ambito delle start-up innovative a favore dell'immobiliare. Abbiamo in studio infatti Alessandro De Grandi, CEO e co-founder di 3Design, che supporta il progetto Home3D. Ciao Alessandro, grazie. Grazie a voi dell'invito. Allora Alessandro, spiegaci in breve cosa fa Home3D e perché un agente immobiliare dovrebbe utilizzare da subito il vostro servizio. Home3D vuole stravolgere quello che è l'accesso alla planimetria 2D, quindi la planimetria vista su carta. Vuole portare l'utente finale all'interno dell'immobile. Vogliamo stimolare l'utente finale e coinvolgerlo all'interno dell'appartamento fin da subito. Quando entro in un appartamento, la prima cosa che mi viene spontaneo fare è aprire la porta e accendere la luce. Con Home3D l'utente può fare questo, può giocare con l'appartamento fin da subito, immediatamente. Se vedo un pianoforte, tocco il pianoforte si metterà a suonare. Posso spostare gli oggetti, posso vedere il mio ambiente con arredi diversi. Posso andare a vedere il mio appartamento, il mio ambiente, anche solo una stanza, con arredi e con finiture diverse, quindi dai pavimenti piuttosto che alle finiture degli intonaci. Posso andare a modificare tutti gli aspetti che mi affezionano a quell'ambiente, quindi che me lo fanno sentire mio. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto importantissimo è la condivisione di quello che vado a vivere, delle emozioni che vado a provare all'interno dell'ambiente che ho realizzato, che sto vivendo, con i miei amici. Quindi quello che è l'obiettivo di Home3D è quello di far condividere poi quella planimetria con persone che mi possono dare dei suggerimenti, che possono dare delle nuove versioni, delle rivisitazioni di queste planimetrie e che mi coinvolgeranno ancora di più all'interno di un progetto e me lo faranno sentire mio. Quindi quell'appartamento diventerà sempre più mio e questo è importantissimo per l'agente immobiliare perché va a fidelizzare immediatamente, fin da subito, fin dai primi istanti l'immobile con il cliente. Quindi il cliente se lo sentirà suo, fin da subito. Perché dei vantaggi per l'agente immobiliare? Oltre alla fidelizzazione e questa fase di innamoramento che fa scatenare, che suscita all'interno del cliente finale, c'è la possibilità di verificare l'andamento di queste planimetrie, di queste visualizzazioni da parte degli utenti finali e di avere una struttura di remarketing completamente gratuita. Quindi l'agente immobiliare ha una struttura, una piattaforma che noi offriamo, un servizio che noi offriamo tramite questa piattaforma in maniera completamente gratuita, può registrarsi sulla piattaforma planimetria3d.com, ha un accesso gratuito, può o creare in maniera indipendente la sua planimetria, oppure, altro vantaggio enorme per il canale immobiliare, richiedere la realizzazione della planimetria in tre dimensioni. Quindi cosa dovrà fornire? Semplicemente la planimetria in formato PDF o PNG, la planimetria catastale. Come servizio noi offriamo il servizio di ricalco vero e proprio della planimetria e di costruzione dell'ambiente 3D. Quindi l'agente immobiliare con un servizio chiave in mano si trova la planimetria 3D pronta all'uso. La potrà condividere sui propri annunci, la può condividere all'interno del proprio canale, dei propri portali. È un link, è un semplicissimo link, può mandarlo direttamente al cliente finale o a più clienti. Questo gli dà la possibilità veramente di fidelizzare il cliente e di fargli vivere un'esperienza completamente innovativa. Quindi, allora, per riassumere, è una piattaforma la cui registrazione è gratuita. Esatto. L'agente immobiliare che ha tempo da investire su questo progetto può disegnare in modo illimitato e condividere via social in modo illimitato. L'agente immobiliare che invece non ha tempo perché è impegnato in altre attività può commissionarvi ad un costo che poi ci dirai il ricalco, il disegno di questa planimetria. Il concetto qual è? È che con un unico passaggio il cliente alla fine si ritroverà una planimetria 2D, 3D nel formato ISO, che è quello, diciamo, isonometrico, okay, ma soprattutto un tour interattivo, quindi immersivo, per consentire al cliente la navigazione in modalità gioco, un po' come quello siamo abituati con i videogame, e l'interazione con gli oggetti all'interno di questa. Esatto. Quindi è una cosa, direi, strepitosa. È innovativa nel senso che noi offriamo veramente l'interazione all'interno della stanza, dell'ambiente, a differenza di tecnologie ormai sorpassate. La possibilità di interagire con gli oggetti è completamente una sensazione nuova, è completamente una possibilità di viverlo in un modo diverso, vivere l'ambiente in un modo diverso. Se un divano è troppo grande per quell'ambiente, l'utente che naviga all'interno dell'appartamento non passerà dalla porta perché il divano
ostacola il passaggio. E dall'altra parte c'è la parte ludica, è importante perché fa vivere un'esperienza diversa all'utente. Fin da subito, dall'inizio, proprio quando entra dentro la planimetria, comincia subito a giocarci e quindi lo sente già suo, lo sente già, si affeziona a quell'ambiente. Ecco. Ok, nell'ipotesi di acquistare un servizio di ricalco, così lo chiamate, esatto. Quanto costa? 20 euro più IVA. Quindi 20 euro più IVA, una tantum, senza bisogno di sottoscrivere nessun tipo abbonamento, di abbonamento, costo secco, una tantum, ci viene, deve fornirci la planimetria in formato catastale, in formato, più informazioni abbiamo ovviamente meglio riusciamo a ricreare l'ambiente. Più sarà fedele quindi l'ambiente di prodotto. Tempi, parliamo di 72 ore circa per la realizzazione della, della planimetria, quindi anche come tempi siamo rapidissimi nell'erogazione e l'agente immobiliare ha la possibilità di usufruire della planimetria in tutti i formati, anche il 2D, PNG e foto normalissime per la condivisione degli annunci sui suoi portali e sugli annunci in genere. Bene, 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 questa è una buona cosa. Io so che siete partiti a fine febbraio del 2016. Esatto. Chiaramente con tutti gli ostacoli del caso, le resistenze della categoria, un po' resistente al cambiamento, nonostante questo so che avete già concluso alcuni accordi. Sì, esatto, siamo contentissimi, infatti abbiamo chiuso degli accordi importanti, abbiamo chiuso un accordo con un leader del canale immobiliare sulla parte delle aste, si chiama Asteré, un franchising, e quindi dà la possibilità ai suoi utenti di vivere in maniera immediata gli appartamenti. Chi più di loro ha la necessità proprio di far vedere l'immobile. Perché loro hanno problemi, probabilmente hanno difficoltà a produrre delle fotografie accettabili qualitativamente, quindi questo servizio sicuramente va incontro alle loro esigenze. Esatto. Sì. E l'altro grande accordo di distribuzione che abbiamo fatto è con uno dei leader di mercato sulla parte di progettualità, si chiama CoContest, è una piattaforma che mette in contatto domande e offerta di professionisti che offrono la possibilità di arredare e di ridisegnare la parte degli appartamenti o ristrutturare anche singoli ambienti, e quindi daremo la possibilità tramite questo servizio di usufruire della nostra piattaforma per vivere in tempo reale quello che è il cambiamento degli ambienti. C'è anche un accordo di distribuzione con uno dei principali fornitori di software gestionali del canale, che a breve renderemo pubblico, e quindi anche questo è un passo in avanti. Noi siamo partiti a fine febbraio, abbiamo più o meno arriviamo a un migliaio di utenti sulla parte web, abbiamo diverse registrazioni anche sulla parte mobile, abbiamo le piattaforme che copriamo sono Android e iOS, quindi tutto il mercato. C'è un'app da che consente la navigazione all'interno dei progetti già, quindi l'app diciamo che è utile sia alla gente ma soprattutto al cliente finale. Sì, il 90% degli utenti finali utilizzano lo smartphone per navigare, quindi è giusto dargli la possibilità di vivere questa esperienza tramite lo smartphone, che è fondamentale. Quindi dallo smartphone possono scaricare l'applicazione gratuita e navigare all'interno di tutte le planimetrie in maniera immediata. Bene, e allora l'agente immobiliare che vuole conoscervi meglio e vuole entrare in contatto va su www.planimetrie3d.com. Planimetrie 3D con la 3 il 3 numero d.com, ok, esatto. E lì basta, c'è l'iscrizione diciamo gratuita e può cominciare a subito tutti i servizi sono completamente gratuiti, dashboard e pannello di controllo, statistiche, tutti gli analytics sulle informazioni di visite degli annunci, anche questo è molto importante per il canale immobiliare, perché la gente ha la possibilità di seguire l'andamento della sua planimetria, di quel progetto, e di vedere effettivamente le ricondivisioni, le persone che hanno aperto il progetto, quante volte l'hanno aperto, quindi è uno strumento di remarketing importante. Quindi, cari agenti, siete avvisati, avete un'altra possibilità per migliorare la presentazione finalmente degli immobili. Alessandro, allora intanto grazie per la tua disponibilità. Grazie a voi. Quindi da Alessandro e da Gerardo un saluto a tutti coloro che ci seguono e ci vediamo poi in occasione della prossima intervista. A presto. Grazie.